Ciao ragazze e ciao ragazzi, buongiorno, è prestissimo e sono nella nuova cucina, cioè non è nuova, in realtà non ve l'ho mai fatta vedere se non magari in qualche foto, adesso non vi so dire precisamente, però questa in pratica è la cucina di cui vi parlo sempre quando dico che oltre alla mansarda al piano inferiore appunto c'è questa cucina e sotto al seminterrato c'è l'altra cucina dove invece mangiamo, ceniamo, insomma dove ci riuniamo per mangiare in ogni momento. E abbiamo liberato e sistemato a grandi linee, comunque perché vedete c'è tantissima roba da sistemare, da comprare e da eliminare, perché appunto questa è la cucina mia e di Massi e ve la faccio vedere al volissimo. Vi faccio un tour, un mini tour della cucina. Allora qua vedete si entra, vabbè qua ci sono delle cose da togliere, qui c'è freezer e frigorifero, forno, qui ci sono tutte le mie cosine di Fitvia, anche per la colazione, cereali, eccetera, eccetera. Qui c'è la zona elettrodomestici, quindi abbiamo, vabbè, questa bisogna toglierla assolutamente perché a parte che è enorme e per me andrebbe pure bene, però è praticamente rotta. Questo che non si vede è il macchinario per fare la schiuma per il latte, quindi cappuccino, latte macchiato, eccetera. Ma se ci tiene molto a farmi il latte macchiato come il bar, è fantastico. Io me lo sposo subito. E friggitrice, poi tostapane ed anche uno scompartimento qui per far cuocere l'uovo. E poi estrattore e frullatore. Qua c'è varia roba da mettere a posto. Lavello, vabbè. Poi c'è fornello. E basta, la cappa. La cappa. Io vi faccio vedere che fuori, insomma, vado al portico, vado fuori in giardino. Io esco da questa porta. Vedete? È bellissimo. C'è un tempo fantastico. Vedete, io di solito d'estate, vabbè, adesso, a parte che ieri ha piovuto tantissimo, ma poi comunque è da mettere in ordine, insomma, con l'arrivo della primavera si faranno un po' di pulizie, naturalmente, come al solito. Che freddo, ragazzi! E questo è il giardino dove io comunque vado spesso, dove ci sono i gatti, dove faccio anche qualche foto solitamente. Ma adesso rientriamo perché fa freddissimo. Anche se comunque da mettere a posto, perché nei vari cassetti, ripiani, sportelli, ci sono tantissime cose da mettere via, come vi ho detto prima. Però è molto bello il fatto di avere una zona non di privacy, però proprio nostra. Capite? Infatti qui, ah, c'è anche il tavolo, tra le altre cose. Vabbè, qui abbiamo fatto la nostra cenetta per i 2 anni e infatti io gli ho cucinato la fonduta e devo coccine di pollo, ma comunque sia, adesso mangio perché famissima. E poi comunque sono in fase preciclo, cioè manca veramente poco e sono gonfissima, cioè veramente, sembro incinta. Non sono incinta, ma sembro. Infatti, ne volevo approfittare per farmi un tè. Qui ci sono tutti i miei tè. E volevo fare. L'avevo messo qui ieri sera. Questo sì. Volevo farmi proprio questo qua, il Coconut Slim Tea. Questo qui non ve l'ho mai fatto vedere in dettaglio. Infatti, ci tenevo. Ed è anche uno dei miei preferiti insieme al Chocolate Slim Tea perché è dolcissimo. E risvegliano proprio, tolgono quel senso di dolce. Sapete, invece di mangiare quel cioccolatino. Così, nel mio caso tanti cioccolatini, mi prendo un tè che fa benissimo. In questo caso, questo qui sgonfia, accelera il metabolismo e riduce il senso di fame e soprattutto di gonfiore. E questo è grazie alla Garcinia Cambogia, se non ricordo male. E poi prima, io mi sono presa, prima di iniziare il video, mezz'ora, no, non sono queste qui, scusate, ho tutti i miei prodottini lì, le Slim Caps. In pratica sono delle caps appunto da prendere mezz'ora prima dei pasti principali e aiutano a ridurre il senso di fame, quindi di conseguenza ridurre anche il numero, sì, una quantità di calorie, anche le porzioni insomma dei pasti. Infatti stamattina mi prendo un tè e uno yogurt, poi fra poco viene mio padre a prendermi, mi do prima una truccata naturalmente, mi viene a prendere e andiamo a guidare insieme, cioè proprio con voi, venite con me, non è lui, cioè sì, lui mi assiste e mi filma. Il tè è pronto e l'odore di cocco è fenomenale. Sembra veramente di mangiare proprio, di bere del cocco liquido.
Io poi non aggiungo zucchero perché mi piace di più così, mi piace sentire il sapore autentico perché comunque non è uno, cioè i tè fitria non sono tè che non sanno di niente, anzi, contrario. Per questo li prendo molto spesso e me li faccio vedere anche spessissimo. E tra le altre cose, per chi non lo sapesse, io li ho da, cioè li provo, li prendo da circa 3 anni e ne approfitto perché mi hanno anche dato un codice sconto per i nuovi clienti che ti scrivo qua, K930, che avranno automaticamente il 30% di sconto. Quindi se volete provare Fitidia per la prima volta, dato che comunque mi chiedete spessissimo nei messaggi, comunque nei miei vari social, come funziona, di che si tratta, se sono buoni, se ve li consiglio. Quindi io ve li consiglio e vi metto il codice qui. Quindi se volete provarli è un'ottima occasione. Siete pronti a venire con me a fare i danni in macchina? Andiamo! Buongiorno. Ciao! Vabbè, io già li ho salutati prima. Comunque siamo in macchina e ho stampato la P. Mi raccomando, se fate i prove guide, stampate sempre la P perché non si sa mai, la gente non lo sa. Già è scema di suo, ma anche con la P, però è una cosa che bisogna fare. Prima di guidare, che dobbiamo fare? Colazione. Sì, vi avevo detto che avrei fatto un po' di guida anche con voi, però non mi dovete distrarre, quindi... mo, guarda, ciclisti, cose, corridori, tutto ci sta. Abbiamo messo la P dietro, ovviamente, eh? Ok, un'altra ciclista, vai! A destra. No, ora mai più! Seconda. Gente mi supera, fate pure. Sei sempre a destra. Sì, ma adesso metto pure la terza. Sì, sto sempre a destra perché sto un po' in ansia, sapete perché? Perché lui non ha i pedali che può correggermi. Magari se devo fare una frenata, faccio E qualcosa beh, di. ma dopo 12 guide non c'è bisogno che uno te corregge, Cristina, sennò ce No, ne vanno 30. però mi ha detto, cioè serve lui per farmelo sapere che comunque la gente è mezza scema, E quindi certo. non sai mai che ti viene di fronte, quindi potrebbe servirmi una frenata. Ma pure chi sta dietro se ne buggera che c'hai la P. Te incominciano a suonare. Suonassero, che cioè suona, canta, fa come te pare. Io vado piano, pure il ciclista qui davanti, vedete? In quadro, vabbè, un favore. Supera il ciclista e ti metti a destra. Piano. Che vedi, questo sta andando piano piano. Lo so, ma infatti io sto frenando. Ci fermiamo, guardate che bello, siamo sul lungomare. Questa macchina è un po' più facile da guidare perché la partenza con l'altra è più Metti in difficoltosa. terza. Ragazzi, ho il 3% di batteria, ma intanto sono arrivata a casa di mia sorella con la maglietta dei Queen. Da una macchina all'altra con mia sorella. Eccola qua, ovviamente adesso sta guidando, quindi è concentrata. Ciao. Ciao. Perché sto salutando? Non lo so. Va bene? Comunque, prima o poi faremo quel famoso video insieme. Adesso sono mesi che lo stiamo dicendo, quell'intervista doppia. Vabbè, però fateci organizzare perché... Oddio, che ride. Ognuna di noi ha i propri impegni, le proprie cose. Adesso stiamo facendo dei girettini, poi si magna finalmente, che la mattinata è stata super lunga e basta, niente. Non so che dire. Neanche io. Ma sì, infatti questi vlog sono sempre un po' così allo sbaraglio. Un po' di sole dopo. Prendi un po' di sole? Sì. Bene, credo che mi unirò a te per prendere un po' di sole in terrazza. Sì. Un po' di sole, un po' di colore, ci sta. Io A me serve tantissima, tu già. un pochino già l'ho preso. Sì, lei già ne approfitta, insomma, quando c'è il sole, le rare volte che c'è il sole. Domani è data pioggia, per esempio, a Romix. Vi aspetto a Romix, anche se vedrete questo video sicuramente dopo. E già ci saremo visti, eccetera. E basta. Guardate mia sorella che cosa mi ha regalato. Una palettina, come se ce ne avessi poche. No, comunque sono troppo contenta, perché comunque è un regalo, aia, da parte di mia sorella. E niente, adesso l'apriamo insieme perché comunque questa l'aspettavo dal compleanno e finalmente sono passati 2 mesi quasi e
E quindi finalmente ce l'ho questa marca, Yves Rocher. Fra, ma è del Yves Rocher, ma io non l'avevo letto. Che figo! È la prima palette del Yves Rocher che ho. Guarda nel packaging, che carino! Bellissimo. Ah, ma c'è pure lo scotch. Mamma, le forbici dove le trovo? Le forbici? Potrei mettermi seduta, ma non me va. Sono troppo euforica, sono veramente euforica. Ma è tonda! Oddio, che bella, è bellissima! Dove me la ficco questa nei cassetti? Non c'entrerà mai. Ha azzeccato perfettamente i colori. Questa parte qui sono rossetti, che finalmente con i miei denti nuovi posso provare. Bellissima. Ne approfitto anche per farvi vedere le cosine che ho utilizzato oggi. Vabbè, in realtà sono le stesse cose che avete visto nel video Get Ready With Me, però appunto sono quelle che utilizzo tutti i giorni, per cui alla fine sono sempre queste, appunto. Allora, cipria di Nabla, questa è la Translucent, tutta zozza, ma va bene. Poi, come... Ah sì, sugli occhi ho messo questo qui, il collo, ne ho messo proprio un pelino questa volta. Di solito non lo utilizzo e lo sapete. Il mascara di Essence Lash Princess, poi la matitina, sempre quella di Maybelline per le sopracciglia con la micromina, e poi la combo che ultimamente sto utilizzando tutti i giorni, la Made to Last di Pupa insieme al rossetto liquido Ever di We Makeup, e poi il blush color pesca numero 204 di Pupa, salve! Pupa Like a Doll, passarelle per festeggiare un traguardo di mia sorella. Che bontà! Bene, da un posto all'altro, oggi è veramente una giornata super iper frenetica. Sto andando sotto casa di Mattia perché dovevo andare a prendere un caffè con mia sorella qua sotto casa, che c'è il bar alla piazzetta. Però lei ha dei giri da fare improvvisi, ha avuto dei giri da fare improvvisi, e quindi ho detto a Mattia, dato che abita davanti a casa di mia sorella, ci sei per un caffè? Sì, ok. Sono passati 22 minuti e Mattia ancora non è sceso. Sono qui da 20 minuti, così a gironzolare e ad aspettare Chokvi che non scende. Eccolo invece. Guardate, mi arriva tutto fiero. Gliel'hai fatta! Sto facendo. Vlog. Sì. Ciao, io sono sceso con l'immondizia. Vabbè, ma chi è che non lo fa? Voi siete mai scesi con l'immondizia? Mettete un like se l'avete mai fatto. Se Ciao, l'avete Cri. fatto, prima o poi. Ciao, qui. Ecco, Ciao. questo è il nostro saluto. Proprio il momento. Immondizia, aspetta che devo buttare allora. Ah, l'indifferenziata, ecco. Osservate anche voi questo momento. Fate anche voi la raccolta. Questo video è pieno di informazioni, comunque, pieno di consigli, l'avviso, la macchina, l'immondizia, cioè la raccolta differenziata, eccetera. Ti ho barattato per mia sorella. Dovevo andarci con lei, lei ci ha potuto fare, ho detto ma... Si va con me al bar. Sì. Ecco qua. Già stavi mangiando tu, t'azzardare. Sì. Questo è il nostro post pranzo, non so anche Post come chiamarlo. pranzo, è sabato. Devi sapere, è il post sabato. Devi sapere che io prima ho mangiato anche delle pastarelle. Mangiare? Ormai sono nella fase del mese. No, tutto bene. Molto Che ne bene. pensi del mio sorriso nuovo? È smagliante ed è pronta per le pubblicità. Ah, con Candeggina l'ho fatto. Pronta per fare la pubblicità della Candeggina. Finalmente, proprio a quello puntavo. Mattia, in cerca di hashtag. Ciao, sono in cerca di hashtag. Io non li metto mai, ho sbagliato tutto nella vita io. All I want you was a fever, cause we're high, I don't believe it. Comunque, adesso Mattia va a fare la spesa e io me ne torno a Dragona perché dovevo stare tutto il giorno a Ostia, invece posso tornare a Dragona così posso farmi lo shampoo e prepararmi perché stasera ho una festa a Roma. Bene. Non mi va di andarci. Proprio mi spaccherei sul letto così. Spaccamo, sei sul letto? Yes. Yes, baby. Però devo andare per forza, mi devo preparare e con l'occasione mi cotono i capelli per il Romix Ti per cotono i domani. capelli, te li cotono, Chris, ti cotono i Mi capelli. metto il cotone sui capelli. Oddio, così sembra che abbia i capelli neri. Wow. Comunque, mi sono cambiata, ho fatto lo shampoo, perché ovviamente come di routine in ogni vlog deve esserci lo shampoo. Ma come vi ho detto prima, stasera, cioè fra un'oretta circa, andiamo fino a Roma e
a una cena, un pub tranquillo, per festeggiare il compleanno di un'amica di Massi che non vede praticamente da anni, se non sbaglio, e me la fa conoscere, finalmente ce la facciamo. E quindi niente, sono stanca e ho ripassato solamente la matita nera e stasera metterò jeans, il jeans di oggi, scarpe basse e una giacca che mi ha inviato una pagina Instagram, però vi farò l'haul oppure la haul, come dice Carlita, in un altro video, così vi faccio vedere anche i vestiti indossati che mi arrivano. Insomma, mi piace farvi vedere queste cose, lo sapete. E basta! Cari amici, sono, oh mio Dio, le 11:36. Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto e mi sto anche Bevuto addormentando. Coca-Cola e acqua. Vabbè, abbiamo bevuto. E sono stanca, stanchissima. Domani per il Romix devo svegliarmi alle 7, barra 7 meno 10, perché devo farmi i capelli mossi. Io queste idee fantasmagoriche, i giorni in cui potrei dormire un paio d'ore in più, no, me le tolgo. Non bastava l'ora legale. Tu che dici, bella serata? Bellissima serata, allora legale un giorno solo. Sì, ma io devo ancora riprendermi. Vabbè. E basta! Spero che questo vlog vi abbia tenuto compagnia. E ci vediamo al prossimo video. Scusate la spegnitudine, come si dice? Il mio essere spenta. Vabbè, capita. Hashtag spegnitudine se siete arrivati fino a questo punto. Però sono stanca parecchio. E basta, ci vediamo al prossimo video.